Ilary Blasi provata dopo le riprese di Battiti Live, mi sto riprendendo. Non sono abituata a fare tardi per tre sere consecutive, lo sfogo di Ilary Blasi. Andranno in onda a partire da lunedì prossimo, 8 luglio, su Canale 5 le 5 nuove serate di Radio Norba Cornetto Battiti Live, che faranno compagnia ai telespettatori nei mesi estivi, all'insegna del divertimento e della buona musica. Le prime tre puntate sono state registrate a Molfetta dal 21 al 24 giugno, mentre il 6 e il 7 luglio sarà la volta delle riprese dei due appuntamento conclusivi che avranno come scenario Otranto. Senza peli sulla lingua, Ilary Blasi, che condurrà l'edizione in corso dello show insieme ad Alvin, ha messo sulle pagine del settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Non sono abituata a fare tardi per tre sere consecutive, mi sto riprendendo. Ha però sottolineato anche che lavorare in un programma come Battiti Live ha anche un aspetto divertente. È bello perché la musica è gioiosa. Lavori sì, ma alla fine ascolti canzoni. La conduttrice di Battiti Live ammette sulla sua nuova esperienza professionale, mi sono trovata subito bene. A Radio Norba sono tutti premurosi e accoglienti, ha raccontato Ilary Blasi che prende quest'anno il testimone di Elisabetta Gregoraci nello show musicale di Canale 5. La conduttrice ha dichiarato che dietro le quinte il clima è disteso e di gioco. Mi sono trovata subito bene. E ad accompagnarla in questa nuova avventura professionale Alvin, collega e amico con cui ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio in un programma musicale. Ilary Blasi ha svelato, nel backstage con Alvin balliamo, ci facciamo i video, sembra di stare nel privé di un club. Ilary Blasi svela qual è il momento più divertente dello show musicale di Canale 5. Nonostante le ore piccole, la conduttrice di Battiti Live è entusiasta di questa nuova avventura nel prime time di Canale 5. Sulle pagine della rivista succitata ha raccontato qual è il momento più divertente della trasmissione, l'interazione con gli artisti sul palco, lo scambio di battute. Ha ammesso di non essere una persona che ascolta musica in casa mentre, quando è in auto, le canzoni sono le sue compagne di viaggio preferite, anche se spesso decidono i figli la playlist. Ha ammesso di essere legata ai brani di una volta, quelli che le ricordano la sua adolescenza e di amare Zucchero, che ogni tanto fa ascoltare anche ai figli, che sembrano apprezzare. Intanto presto la conduttrice potrebbe tornare al timone di un reality, La Talpa, e nel cast potrebbe esserci un'ex ballerina di Ballando.